tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Caffè in Farm, ma questa volta in versione giochiamo con gli amici del canale Twitch. E allora incominciamo da zero, quindi andiamo subito a creare la farm. Sì, amici del canale di Zio Dab, del canale, ecco qua, mettiamo un bel trattorino qua, perfetto, unisci alla fattoria. Allora, intanto iniziamo a... Allora, io direi di acquistare... Intanto andiamo a cercare i posizionabili. Allora, uno si trova qui. Eccoli qua, i posizionabili. Le fette di formaggio. Siamo davanti al concessionario, poi un altro dovrebbe stare qua, eccolo là. Capparocero, poi ce n'è un altro di qua su una panchina. Dov'è? Dall'altra parte, mi sa. Eccolo qua. Formaggino, formaggione. Io ti metto nel panino. Wunderbar, ja. Allora, poi. Ce ne sono un altro paio qui. In questa zona qui ce ne dovrebbe essere un altro paio, se non ricordo male. Eccolo qua. Ok. Perfetto, questo l'abbiamo preso. Allora, adesso dobbiamo iniziare a controllare in una di queste tre case qui. E quello che sto facendo in questo momento è il... Carissimo, presentissimo, buongiorno, guten Morgen, ja, stiamo facendo piccolo percorso per fare trovare piccole formaggine, ja, facciamo su, caffè, patata, il caffè che si spacca. Super mega presidente, ja, wunderbar, wunderbar. Allora, siamo qui. Monsieur le pasteur, bonjour, merci. Et voilà, stiamo un attimino. Willa, buongiorno, Macho King, yes. Willa, buongiorno carissimi. Oh, si sente che la voce sta ancora a dormire, è rimasta sul cuscino. Oh.
E buongiorno a tutti quanti. Anzi, in questo caso salve, perché boh, a volte capita che qualcuno sto video se lo guarda, che ne so, durante la pausa pranzo, pausa caffè, oppure che ne so, tipo che sta a fare, se sta a fare carica pupilli, e allora gli dico oh, a buonanotte. Oh, oh. ragazzi, dovete sapere che è tutta colpa del caffè. Il caffè patacca che ho preso stamattina mi ha messo proprio, mi ha proprio, come dire, portato su di giri. E quando ci vuole, quando ci vuole, allora, mo vediamo se mi ricorda più o meno a memoria tutti i posti. Allora, adesso dobbiamo andare verso l'albergo. Per quelli che parlano bene, verso l'hotel. Ma noi qui non parliamo a Protobello, e quindi andiamo a cercare il Formacine. E l'ultimo sta praticamente dalla parte opposta della mappa. Quindi mo noi ci battiamo palmo a palmo, come si dice in gergo militare, rastrellamento. Questa è l'agenzia Rozzi GG, che salutiamo, e andiamo verso la bag. Hop, hop, hop. Ci prepariamo alla Lives di stasera, insieme a Midi con la zappa storte, per fare un po' di orsacchiotten in mezzo alla Niven, ya. E ho la vaga impressione che stasera, tra l'altro, non troveremo nessuno, Ho visto delle alci, un alce, durante la Lives, dell'altro giorno. Ma allora, jumping, jumping, guaiù, jumping, che dite? Mi raccomando, non ripetetelo, non fatelo a casa. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Vedi, no, finché qualcuno è cimito qua, quindi... Scaliamo la montagna, su. Ok, abbiamo... Ah, e step pure il fianco qua vicino. Wunderbar, wunderbar. Allora, visto che mi trovo qui, devo andare a recuperare... Vediamo un po' se mi ricordo. Vicino al palazzetto blu. Oh, blei. Oh, sto a fare la voce alla Barry White. E comunque tendere a quel caffè c'era giusto giusto mezzo cucchiaino in più di zucchero, che non è il cantante. Allora, dall'altra parte, sì, mi sa. Allora, qua mi pare che non c'è più niente. Devo andare verso il palazzetto dello Sport Brilla, e là c'è un altro fromage. Ragazzi, ovviamente, se volete entrare, la partita è aperta, è crossplay, quindi per il momento iniziamo a cercare un po' di formaggi qua. Però poi incomincio la vera e propria impresa. O impresa. Allora, quasi quasi mo faccio una bella course. Accendo pure il Discord qua, chi vuole venire, entrare può entrare, può trasire tranquillamente dentro alla chat vocale qua, e ci facciamo, voilà, e ci facciamo degli, se volete entrare. Allora, l'ho preso. Allora, adesso ci sta le tre casette là sopra. Guarda la faccia del bicarbonato di sodio. Io qua mi sa che la farma la faccio proprio semplice semplice, pure per non appesantirla, proprio perché questa parte qua
insomma, è crossplay, quindi diciamo che chi sta su console può liberamente trasire e si fa una bella partitella. Allora, qua mi pare che non c'è nulla, se non mi sbaglio, ma è più su. A proposito, come si sente l'audio? Ho aumentato un po' i bitrate della qualità bassa e poi ho anche messo alcune impostazioni particolari. Allora, l'altro dovrebbe stare di qua. Mi pare che è la terza casetta qui. Che dir si voglia. Op, op, no, non sta qua. Che figura. Qual è? Mi sa che mi sto confondendo. Allora è quella più su. Sì, verso la rotonda di Arzano. Ok. Allora, mo l'altra. Mi pare che sta da queste parti qua. Ah, sta di là, sì. Sì. Allora, uno mi pare che sta su quell'asina là. Oasetta. Ottimo, grazie Macho King. Allora, qua mi pare che. Voi non me li ricordo, non le ricordo proprio tutte a memoria, quindi. Macho King, un nome una garanzia. Oh. Mi magno tutto. Lavoro, lavoro. Aro, stiro, cucio. E poi lucio. Oh, lucio, mando stai. Allora, qua mi sa che ho preso tutto. Proprio tutto cos. Tu dici? Beh, ma lui. Lui sta sempre lì, bello. È molto ispanico, poi tra l'altro, ultimamente, Lives, Undabares, Undamares, Yares, ya. E ragazzi, ma il caffè patacca com'è? È il caffè che spacca. Ops, questo mo mi mette ora su tutto, guarda un po'. Questi costo matti. Vengo a vedere che mi spoglio! Spogliatoio! Eh sì, diciamo. 3. Allora mi dà. Allora, qua dovrebbe esserci le fromage. Omelette fromage. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo. Mi sembra i. Mannaggia. Sbagliata un'altra volta. Allora sto. Eccolo qua, eh. Alla quarta villetta. No, mi sa che qui a me, vediamo un attimo una cosa. Ho la vaga impressione che. Ops, scusate. Ho la vaga impressione che è doppio qua. Vediamo un po', vediamo un poco. Vediamo un picco. Vediamo un picco, vediamo un picco. No, mi sembra. Vediamo un po'. No, provo a chiudere il browser. Mi fate partire un attimo un sound alert gentilmente. Vediamo un po' se ho risolto il problema. Caffè patacca, il caffè che spacca. In effetti sì. Vediamo un attimo le impostazioni qua. Ah, aspetta, credo di aver capito. Credo di aver capito. Mi piace. Provate un po' adesso. Ok,
Credo di aver capito il problema che era il preascolto del microfono. Sì. Lo capparò già. Oh yes, oh yes. Ok, allora era il preascolto non di Windows ma del programma stesso dell'applicazione. Allora, mo dobbiamo andare a prendere l'ultimo pezzettino di formaggio che si Il caffè trova. patacca, il caffè che si spacca. Esattamente, hai parlato proprio bello. I piani bio, mangio bene anch'io. Se vuoi vivere a lungo, mangia sano, mangia bio, i piani bio. Elach. Sto preparando, sto pensando ancora. Il jingle pubblicitario per l'azienda dei piani. Mi ha fatto una promessa e la devo mantenere. Detto ma vedo se vedo di farti un jingle pubblicitario per la radio. Andiamo un po'. Altri due. Oh, cacchio, questi dove stanno? Ah, uno sta alla casa là sopra. Allora mo faccio così, faccio. Uno sta là sopra e l'altro. Mi sono scordato. Ma voi l'avete trovati tutti i formaggi qua? Io qua ieri l'ho fatto, ma su sta mappa qua non riesco ad imparare i posti dove sono stati posizionati. Quella alla fine me ne mancherebbe uno in realtà. Ah, ecco, vedi? Tu, vabbè, ma tu sei super mega presidente, quindi. Chi è? Sento un rumore. Essendo tu super mega presidente, e allora ecco che praticamente ti fanno tutto questo. Ah, mi sono ricordato, ragazzi, ragazzi. Ora mi sono ricordato, allora mi manca quello lì dove è uscita la macchina in pendenza e un altro che sta lassù. Sapete che cosa faccio? Taglio la testa al toro e mi compro sta macchinetta. Vediamo un po' questo, qual è? John Deere o Mahindra, ragazzi. Altrimenti qua andare avanti indietro a piedi è un macello. Deere o Mahindra? John Deere? Macio? Capparocero. Thank you. Oh, Sam, scusami, non ho fatto nemmeno il su, perdonami, arrivo subito. Ma allora, bonjour. Guten Morgen, allora, accogliamo l'amico Sam. Oh, Minecraft, bello difficile. Eccoci qua. Ah, poi alla fine ieri ho regolato un po' di cose qua sul microfono. Avevo alcuni parametri un po' sballati, sballati. Allora, quindi dobbiamo andare quella casetta sperduta sul cocuzzolo della montagna.
Il suo è una presentazione, ci mancherebbe. Oh, K, la zappa, grazie ancora per essere passato in live. Thank you. Ovviamente, se come dice, come annuncia il mitico, la zappa storta, ma lo dice qualcun altro. Se non vi seguite, mi raccomando, seguitevi a vicenda. Così facciamo crescere i canali. Ciao Zappa, buona carica Pappadoria. Mi raccomando, non esagerare a mangiare, altrimenti poi stasera non riesci a fare orsacciotte. Salto di qua, salto di là. Sen-basso 720 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ui Sam, grazie per il follow, benvenuto nella grande famiglia del dub. Qua oramai siamo in questo canale, siamo tutti amici, 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 che a volte può sembrare il gatto, anzi la gatta in napoletana, amici. E quindi benvenuti nel canale, grazie per aver dato la tua fiducia a questo canalino, canaletto, canalozzo. Anche tu giochi a farming? Sam. Questa partita è aperta anche ai giocatori di console, quindi la domenica è dedicata alla partita con i follower del canale, con gli abbonati, e quindi sei benvenuto e sarei benvenuto quando vuoi. Comunque non vorrei dirlo, raga, ma l'altra macchina l'ho provata, ha tutto, è molto più performante. Oh via. Allora, questa ne manca uno. Ok, mo ce n'è un altro in una strada in salita nei pressi dell'albergo di uno dei due hotel, che al momento però non ricordo, quindi me li faccio nel dubbio. Oh, questo dobbiamo andare di qua. Macho, macho king, I wanna be a macho king. Ops, stiamo tagliando un attimo perché qua. Ui, ma lo sento doppio questo sound alert. Ma allora, boh, strano. L'hai sentito anche tu doppiato? Macho. Strano però. Molto molto strano. Allora, mi pare che uno dovrebbe stare da queste parti qua. È l'ultimo. Vediamo un attimo una cosa. Vediamo se. Effettivamente. Aspetta un secondo, vediamo se rientra dal microfono, perché ho impostato il compressore nel microfono, ma pare strano che mi sembra molto ma molto strano. Eh sì, è sound alert, che stranamente non capisco perché risulta così. Vediamo un po', allora. Quando vivi la prestigia,
conti sciattami l'inviso che cosa fa, perché tu sei fermo boss. Devo rivedere un attimino quanti sound alert sono stati attivati qua. Ma allora, no, non è questa la casa, non è quella lì, quindi dovrebbe essere... Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Eh sì. Allora, mi pare che è là sopra. Verso l'albergo era, non vorrei sbagliare, wunderbar. Era in salita. Là non vedo macchina però, eh. Non vedo macchina. Forse è proprio là, mi sa, eh. Se c'è il bidoncino vicino alla casina, la casina, la casetta. Vediamo, c'è bidone? C'è bidone? Non c'è bidone. No. Oppla. Aspetta, eccolo qui. Vai. Ui. Salta. Ui. Oh, finalmente. Nous avons trouvé tout le fromage. E allora, adesso diciamo che tatticamente vado ad acquistare il terreno, mi pare il 14, se non ricordo male, che è molto più lineare. Allora, je vais acheter le terrain number 14, il est un peu plus linéaire. I will buy the field number 14, and he's so linear, so I will have much less difficulty to prepare my farm. Oui là, Johnny, carissimo, bonjour, tutto a posto, carissimo. Ben ritrovato in Lives. Hai già preso il caffettino? Approfittate, ragazzi, che offre Mario King qua, al bar aziendale. Oramai Mario King qua, dovete sapere, è diventato molto ma molto... Caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto, questo è lo sponsor. È un caffè grandioso, ma veramente un caffè di altissimo livello. Ecco qua, abbiamo fatto gli onori di casa a Johnny, come dicono i francesi. Allora, il 4, non il 14, qual è il 13? Ah, il 12, questi 14, 15 e quell'altro là, non è il momento di acquistarli, costano troppo e non tenere i miei soldi. Tutto quello che vedete fate come se non ci fosse. Quell'azienda richiede un sacco di risorse. Grande, a proposito, ecco, se non vi seguite, mi raccomando, diamoci una mano l'uno con l'altro, così facciamo crescere un pochettino e facciamo diventare famosi anche i canali meno famosi. Ovviamente chi vuole può entrare tranquillamente anche da console. La partita in questo momento è multiplayer, il server è Dub Logistica 1 Twitch. Mi dite il vostro nick e quando siete in sala d'attesa io poi passo e vi do le chiavi di casa. Allora il campo è... ah, il 12, eccolo qua. Moca però giro. Questo è abbastanza lineare. Poi quell'altro campo c'era. L'11 è un po' squadrato. Questo diciamo che sta pure abbastanza vicino alla... è più centrale, quindi. Allora, qua
quasi quasi inizi a fare qualche contrattino. A proposito, Macho King, prova, Macho, vedi che dovresti visualizzare un'icona strana vicino a te. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. Esattamente. Macho, ma tu quando è che tornerai di nuovo in attività qua? Noi fans scalpitiamo. Tu qua ci fai un pochettino scalpitare. Hop back. Ah, è vero, ti devo attivare la fibra. Spadaccino. Ting tong pum twist bike. Tornerai ancora più veloce di prima, allora come stanno le cose? Molto ma molto più veloce. Ora ci sto pensando un attimo una cosa. Vuoi dire che mi ha attivato il preascolto del microfono? E per forza quello è Windows, vediamo un po'. Allora, un attimo solo e mo vi dico pure. Dovrebbe essere quello, il preascolto. No, il preascolto non ci sta qua. sì, alla velocità della luce. Vediamo un attimo se mi fa cambiare una cosa. No, ok. Ok, va bene. Allora, sto campo però al momento è così, però se metto pure sul campo 9 qua pure non è male. Soprattutto in F1 qua li farai mangiare la poussière, come dicono i francesi, che poi è la polvere. Allora, voglio dire quasi. Che ne dite, ragazzi? Se io acquistassi sto campo e facessi la farm, insomma, qualcosa su sto campo, perché là sopra lo spazio è molto limitato. Qua invece più o meno c'è un bel po' di spazio. E allora facciamo così, lanciamo un sondaggio. Così tagliamo la testa a toro. Toro, torino, toruzzo, toruzzo. Allora, vediamo un po'. Allora, facciamo così. Allora, nuovo sondaggio. Questo terreno. E allora, quello di default, e questo è il campo 12, giusto? 9, ma campo 9.
a voi la scelta. Votate, votate, non vi preoccupate, almeno così mi fate togliere un pensiero qua, perché lo spazio là sopra è molto risicato, almeno qua più o meno uno sta più largo. Oppala, oppala, oppala. Allora, nel frattempo che voi votate, inizia ad acquistare la trebbia. Trebbia. Allora, io prenderei la New Holland. Anche se io sarei molto tentato. New Holland. 2,65. New Holland, vediamo un po'. Ma allora vediamo un attimo il sondaggio. Il campo 9 o Caparogero. Allora, pronto per la raccolta. Quindi acquistiamo lo campo 9. A posto. Allora, mo mi devo pigliare la trebbia. Trebbia, trebbia. Ullala. Allora, una trebbia che non ho ancora preso è la class, anche se qua però sarebbe sprecato 350.000 euro per il momento. Non me lo posso permettere. Al massimo potrei prendere sto case. Allora, facciamo così. Altro sondaggio. New Holland o case? Quindi rifacciamo il sondaggio. Ecco qua. Chat, a voi la parola. Tra la la, il campetto, eccolo qua. Frumento, ottimo così. Posso mettere subito subito le galline. E gallonella. Corri in mezzo a grano, grano, grano. Dove sta la macchina? La macchina sta là. Parapim, parapum, parapum. Allora, nel frattempo però, nel frattempo prendiamo, vediamo un po'. Allora, avevo preso, ah, questo è uno dei mezzi che non ho mai provato, ma che nel contratto sull'altra mappa mi è piaciuto tantissimo. 170.000, abbastanza abbordabile. Eccole qua. McCormick. Vediamo un attimo il risultato. New Holland Caparogero KK. Quindi compra, poi facciamo combination. Per il momento inizia a pigliare solo questa lama, poi
quando mi servirà, e se mi ser dovesse servire, andiamo a ad acquistare l'altra lama. Ottimo, 8 metri e mezzo, combinazioni, e abbiamo detto questa qua. L'altra è autosterzante e non mi alba tanto. Compra, compra, e io pago. E io pago. Allora, adesso ho preso queste 6 tonnellate. Esatto, 6 tonnellate, 8 tonnellate e mezzo. No, prendiamo il cassone più leggero. Allora, colore principale. Ma ok, sono solo questi. Vabbè, mo lasciamo così. Così. Prendiamo questo. Iniziamo proprio nella massima, economia massima. Ah, questo è, hanno notato che la maggior parte di voi hanno già provato questo mezzo. Voi come vi siete trovati con questo nuovo McCormick qua? Siete proprio la prima volta che lo acquisto. Però qualcosa del genere l'ho provato ieri in mission. Andiamo, Lucambetto. Quindi sei come me praticamente. Ah, rosso, ottimo. 53 km/h mi pare che è il più veloce dei mezzi. Togliamo di qua. Dei trattori medi qua. E uno fra, ovviamente ad esclusione del JCB, quello mi pare che arriva a 60-70 km/h. E sulla vecchia mappa questi due campi li ho uniti, pardon, questi tre campi li ho uniti. E è stata una gran cosa. Eccola là la macchinina. Qua ovviamente devo fare anche la paglia, quindi quasi quasi arrivato a sto punto. Poi devo prendere anche il raccogliballe. Vediamo un po' danze e periti. Ups, si è spostata la macchina. Scusate, c'è da spostare la macchina. Allora, pronto per la raccolta. Agosto. Vediamo un po'. Sì, frumento, però poi c'è da seminare. O capparocchio. Eccoci qua. Poi quando ti funzionerà e andrai alla velocità della luce, ti aspetto, ti aspetto qui sulla little map. Ops, Magic King, ti aspetterò ovviamente anche a te in coppa alla mappa qua. Si lavora, si lavora, si lavora anche di domenica. Io pago. E voilà, come per magia si è messa a posto.
Abbiamo fatto un inizio un po' spadaccino qua stamattina. Poi dopo mi vado a vedere un pochettino perché questo mi doppia la voce. Però il microfono si sente. Ops! Si sente. Guarda un po'. No dai, che sei incastrato. Dai, passa su, passa su. Mannaggia. Disattiviamo un attimo il traffico qua. Allora, traffico, 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 temperatura, mono, trigger, radio, no, comandi, suoni, allora qua, traffico, allora, ecco qua, altrimenti non ne usciamo più. Oppola. Andiamo a trebbiare il campetto. Ups. Ups, ups, ups. Accendiamo i lampeggianti. Yamma fatica, papara papara. Yamma fatica. Ya 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 ya. Pura per ma jogging. Ma jogging ali, ma jogging ali, ma jogging ali, ali, ma jogging ali, ma jogging ali, ma jogging ali. Dovete sapere che Macho King è molto 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 più forte di Hamilton, ma ovviamente su console, però ha vinto un sacco di gare di Formula 1 grazie alla strategia del team La Zappa Stort. Ja, wunderbar. Magen, wunderbaren. Quanti campionati del mondo hai vinto, Macho? Con la l'Alfa, mi pare? Gran macchina. Oppala. Dai, dai che ci siamo. Dai, dai. Ma c'è il numero uno. E quando lui scende su pista non ce n'è per nessuno. Tutti si scansano e dicono: oh mamma mia, è arrivato Macho King. Chi è il re della strada, anzi il re della pista? Macho è Macho King Ali Ali, Macho King Ali Ali. Ole 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 ole, Macho, Macho. Ma qua sono un paio di giorni che i tuoi fan ti acclamano, Macho, ma come dobbiamo fare qua? E tu, cioè, dovresti, secondo me, un bello caffettino, una bella brioche e poi bello pronto in campo. A fare le lives, le tue lives che poi farai al ritorno, farai almeno ups 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 ups, fare almeno 10.000 follower. Oppala, allora, dispiega il mezzo. Poi, abilita andana. Paglia, perfetto. Allora, questo quasi quasi. Vedo di trebbiarmelo nel verso longitudinale. In longitude. Quindi significa che
Iniziamo da qui. Olé, 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 Macho King. Olé, 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 Macho King. Macho King, ale, ale, Macho King, ale, ale. Poi là con la bandiera del team La Zappa Storta, ma di che colore è? Eh sì, ora si inizia a ballare. Poi proveremo anche un'altra mod di Peppe 978, che praticamente, se mi sbaglio, è un aratro, se non mi sbaglio. Vediamo un po' da dove sta. No, dov'è? Non è questo. Coltivatore, allora è coltivatore. Eccolo qua, questo qua al pego. Ops. Ora mi fermo un attimo. Nell'alpego praticamente è una mod che ha fatto Peppe 978. Ecco qua. E questa qua. Allora, areggiatura, allora vediamo un po'. Sì, areggiatura, ecco qua. Mo già lo preparo e giallo pure. Allora, 160 cavalli e noi ne abbiamo in abbondanza. Poi l'altro era coltivatore, mi pare, eccolo qua. Sono praticamente sono due pezzi che possono essere uniti e vi fanno il doppio del lavoro. Vediamo un po' cos'altro da alpego. Alpego, ecco qua, ecco qua questo. Questo qui, coltivatore, però meglio andare a fondo, così recuperiamo anche un po' di pietruzze. Mo capparoggero. Allora, mo continuiamo un attimo qua. È un campo stretto per adesso, ma noi, ops, per il momento devo farci solo questa lavorazione, quindi poi dopo no problem. Ma insomma, ci hai fatto caso che sei diventato uno spadaccino qua? Sei diventato il capo dei moschettieri. In assenza di della Zappa e ovviamente di Maurizio. Potrei dire sì, sono io il capo. Ah. Hai avuto una promozione, però fallo quando c'hai tempo, quindi non crearti problemi. Se vuoi passare passi, non vuoi passare non passare. Non è un impegno, ma è per me è, diciamo così, è un... Versus 08 ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille. Oui, voglio. Buongiorno Fermus, grazie per i caffettini, ben ritrovato. Hai visto, qua c'è Macho King, che stamattina anche lui gli è arrivato il grado di spadaccino qua, il grado di lanciere, anzi di cavaliere.
Grazie, Fembus. Io poi quando finisco passo da te a salutarti. Io dovrei terminare per le 12 oggi, diciamo che sto facendo una specie di piccola maratona, quindi e quindi facciamo un grande in bocca al lupo al mitico Fernbus, poi dopo se siamo ancora noi in Lives e anche lui in Lives lo passiamo, gli facciamo un bel rites e ci andiamo a divertire da lui. Fern, anche tu porti farming? Cosa porti di Belos? Ah, ok, allora oggi pomeriggio ti vengo a dare una mano. Cosa porti? Bassi molito per caso? Ah, Skyrim, sì. Fino a che ora sei in live? Fammi sapere che se stai fine dopo mezzogiorno io insomma ti faccio il raid, almeno così qualcuno che sta nel che guarda anche offline, nel senso che non ha il profilo registrato su Twitch, si può appassionare al tuo canale, quindi ops, e quindi ti viene a seguire. Ah, ok. Io stamattina mi sono anticipato un pochettino, più che altro perché siccome dovevo costruire la farm da zero e che l'altro non mi era piaciuto, allora mi sono anticipato. Babbo Fernbus, vedo di non ti prometto di passare stamattina, però se riesco passo. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca nessuno fesse, ha capito? Esattamente. E allora, arrivato a questo punto, facciamo anche lo spot pubblicitario al canale di Fernbus. Bus. Mettiamo il jingle pubblicitario del canale di Fernbus. Fernbus quando vivi l'autobus chi ci fa chi sconfisciata in disate con sé fa perché tu sei Fernbus. E allora auguriamo una buona live Olives al mitico Fernbus 08 e mi raccomando, se non lo seguite, seguitelo perché vi fa scombisciare dalle risate. Thank you. Grande Fernbus. Ho fatto un po' il DJ in stile anni 80. Con l'unica differenza che questo DJ qua, questo speaker è un po', sta un po' un po' raffreddato qua. Poi dopo ci ripuliamo meglio sto coso qua. Macio, tu l'hai vista la farm che si è fatta Jason? Che mi pare che no, è la mappa. Mi ricordo che comunque si è fatta una mappa bella. Cioè la mappa, la farm se l'ha fatta proprio bella. Un po' come se la fa pure Zappa. Qua so io qua che sono molto minimal qua. Cioè praticamente metto lo stretto necessario, poi dopo tutto il resto è noia. C'ha un canale YouTube Jason Farm. Infatti io quando devo prendermi qualche informazione o magari mi perdo qualche live,
qua su Twitch, vado sul suo canale YouTube e mi vado a vedere le sue creazioni. È uno simpaticone, poi qualsiasi dubbio o una cosa, lui c'ha anche un server Discord. Ops. C'è un server Discord che è molto attivo e lui collabora con il team di FSI e non so se conosci Peppe 978, il modder. Ecco, lui fa parte di quel gruppo lì, di quel team dove c'è appunto il grandissimo Peppe 978. E infatti le mod che ho preso prima, l'aratro e quell'altra cosa, sono opera di Peppe 978, che un sinonimo, sinonimo, sinonimo di garanzia. Qua stamattina non so perché, mannaggia, sto facendo un sacco di figurash. Figurella, come si dice a Napoli, che sono le figuracce rese un po' più gradevoli, ma diciamo così. I corvi. E comunque, caro Macio, devi sapere che proprio la prima volta che costruisco la farm su questo terreno qua, perché l'ho sempre costruita nel punto di defolli, solo che lo spazio è quello che è, e quindi diciamo è limitato. Qua invece più o meno multifruit, un silos multifruit lo posso mettere. Posso mettere anche dei capannoni più grandi dove mettere tutti i mezzi. Invece là lo spazio è un po' risicato. Però devo dire la verità, sto terreno ha un'ottima posizione. Non è particolarmente centrale, ma diciamo che ha anche un ottimo rapporto dimensioni-prezzi. Non gasta tantissimo. Oh via. Mo' qua il silos multifruit purtroppo mi serve perché quando devo fare la razione mista per le mucche è un macello a farlo con le sole balle. Ieri ho provato a farlo sulla mappa, quella della farma dei fratelli Caponi, fattoria fratelli Caponi, e ogni volta che dovevo completare la razione mista, ovviamente mi mancava quel pizzico di minerali. Ops, natavot. I minerali là, gli additivi, quelli là, minerali per l'insilate, ogni volta rimanevo fregato. Quel pizzico in più non me lo dava, facendolo con le forche e tutto quanto. Poi dopo alla fine ho capito che è meglio lavorare tutto sotto il silos multifrutta. Infatti ho fatto, diciamo che è stato meno complicato, però per capirlo ce n'è voluto, e alla fine fortunatamente ce l'abbiamo fatta. E vai. Lo scarico nel silos qua vicino. Messi lo là, così me lo trovo già bello e fatto. Factor.
Poi qua devo raccogliere la paglia. Bello sto pannello qua in stile MSI, il BIOS dell'MSI, l'interfaccia quella là, mi fa pensare. Frumento ci serve per far crescere le gallinelle. Un bello pollaio. Un bel pollaio e vediamo di recuperare qualcosina. Almeno avremo un po' di cose da fare durante i tempi invernali, quando inizierà a nevicare. Là sì che saranno dolori. Oh, giusto giusto ci è arrivato. Lavorare, lavorare, lavorare. Ah, ma a proposito, il sorgo, quello, guarda che io non ci ho fatto caso prima, ma con il sorgo tu ci puoi far mangiare praticamente galline e maiale senza problemi. Infatti, penso pure io che quello mi pare che il sorgo ci impiega meno tempo a crescere. E quindi poi mi farò i campi, un sacco di... mi preparerò le varie colture, perché qua se voglio mandare avanti l'azienda bisogna lavorare, trebbiare, trebbiare, lavorare, lavorare, lavorare. Le uova, le uova, le uova, le uova, le uova. Il maestro Donato Inglese, lo conosci? Macio, il maestro Donato Inglese è un personaggio pugliese comico, però è anche un laureato, un diplomato in corno francese e fa video sportivi sul calcio, soprattutto su YouTube. Alle galline do il frumento. Ah, quello è classico. Eh sì. Quindi diciamo il sorgo non hai provato ancora a toglierlo. Se mi sbaglio. Ma accettano anche il sorgo, mi pare. O no? Boh, forse mi sto sbagliando. Pacano 92 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Bonjour Fracano. Good morning Fracano 92. Buongiorno. Benvenuto nel canale, grazie per il follow. Come stai? Qui con noi c'è lo spadaccino, il nostro mitico spadaccino Macho King. Bonjour, bonjour. Ops. Ora mi fermo un attimo, ecco qua, e gli faccio pure il su. Ma cioè, guarda, se scrivi punto esclamativo SO, poi fai spazio e metti la chiocciola. Ui, Johnny, allora com'è stato questo caffè? Spero ti sia piaciuto qua. Il caffè qua al bar è il caffè Padacca e quindi è un gran caffè.
sbaglia sempre. No, ecco qua. Strano errore mi ha dato. Comunque Facano, ancora benvenuto nel canale e grazie per i followers. Oppla, qua ci raccogliamo questo pezzettino qua. Esatto, bravo Edi, ma sei diventato più bravo di me. Vai che oramai sta diventando un moderatore di alta caratura qua. Puoi dirlo forte. Ma dimmi una cosa, a che ora ti sei svegliato questa mattina? Devi sapere che io ieri sera, siccome mi stavo preparando la farm, poi alla fine ho visto che era una zuzza, praticamente alzo alle 6, mi sono messo a letto e avrò preso sonno verso le 2. E stamattina, siccome ieri sera ho messo la sveglia perché ho detto va a finire che domani mattina mi sveglio tardi come è successo 3 settimane fa e non riesco ad andare in live alle 10, ho detto fammi mettere la sveglia. Poi stamattina, come al mio solito, quando devo fare una cosa, ho sbarrato gli occhi che erano le 8 precise, 8 spaccate. E mi sono messo nel letto, mi sono rigirato. Poi alla fine ho detto, sai che c'è di nuovo? Ma mi preparo, inizio un po' prima così mi rifaccio la farm da zero. E così poi dopo praticamente, dopo qualche minuto, 10 minuti, un quarto d'ora più o meno, il tempo di sistemarmi un attimino, di fare un po' di carica caffeina e poi sono partito. Ho detto quell'altra farm era molto, non mi piaceva, era troppo stretto lo spazio, ho detto vorrei fare qualcosa di diverso e mi sono venuto a guardare un po' i campi qua prima di venire in live e avevo pensato all'inizio, avevo pensato il 12. Però poi ho detto sono troppo grandi, a me basta una cosa lineare e quindi poi diciamo ho pensato di optare per il 9, che non è male perché poi c'ho due campi grandi qua a fianco, quindi volendo due colture me le posso fare qua intorno, il 13 alle spalle, quindi qui come si dice a Napoli a bocca c'ho tre campi vicini vicini e quindi mi preparo il tutto e quando mi serve sta tutto qui. Macho King, Macho King, comunque caro Macio, la maggior parte delle idee, mannaggia miseria, mi distraggo sempre. Dicevo che la maggior parte delle idee sui jingle dei canali degli amici mi sono venute quasi tutti la domenica mattina qua durante il caffè in farm. E insomma, stranamente, la domenica mattina pare che sono leggermente più ispirate, non so, però vuol dire che quando si è in buona compagnia il tempo vola. Eppure a te devo fare una cosa divertente, non è finita qui, preparati. Ah,
Anche per il tuo canale ci sarà una cosa simpatica. Beh, questo sì, ma poi su farming soprattutto. Fra una aratura e una trebbiata qua. Il tempo vola. Infatti sono passate più di 100 ore, pensati. 100 ore di gioco, aiuto. Sai, sai. Anzi, mi sa che sono quasi a quota 200. Richiudiamo il tubo, voilà, richiudiamo il tubo, tubo sempre più, mi trovi sempre più. Qua mo su queste, su Farming 22 secondo me dovrebbero fare, mettere le fabbriche del succo di luppolo. Almeno con il frumento, oltre a farci la farina, tutte queste cose qua, oltre a far mangiare le gallinelle, ci puoi fare anche il succo di luppolo qua, ma il succo di frumento, anzi. E almeno così, diciamo che si può sfruttare in altri modi. Però per quello che stanno offrendo, ma scherzi a parte, forse il prezzo un po' più alto ci sta, per Farming 22, perché comunque alla fine vedi già di default ti danno un sacco di un sacco di cose per la produzione, quindi ti offrono diverse cose, cose che magari sul 19 magari dovevi andarle a cercare nel mod. A proposito, ma fammi vedere un attimo l'usato che cosa offre qua oggi. La spargi, questa mi servirebbe, mi potrebbe servire. Questo lo prendo. Per il momento mi può sempre servire, poi vedi il prezzo è basso, quindi ci sta, si può spendere, perché se non spendi spandi, non ti spandi, spicca e spanna, perché se non stendi i panni non si seccano i panni. Oh, azza, cioè abbiamo un'altra uscita qua, bella questa. Spicca e span, spanne pan, che span i pan sarebbe stendi i panni, span sarebbe stendi, che forse è una parola tedesca, non so, e poi i pan che sono i panni, a quello si capisce, span i pan, oppure pavia i pavia, pavia. Che cosa ho detto? Ma cioè, vediamo un po' se hai capito questa diciamo questo scioglilingua in lingua napoletana. Lo ripeto lentamente, ancora più lentamente. Pavia. I pavia. Metti dato un aiuto. Pavia. L'ho italianizzato un po'. Ora si è capito. Allora, per la strada di Pavia pago io. Pavia, per la strada e Pavia di Pavia pav io, pago io. Ecco, bravo. Scrivi uno scioglilingua nella lingua romagnola, sì, insomma, nella, nel
nel dialetto, no, dialetto lingua regionale tua. Vediamo se lo capisco. Dubito, però, tante volte. Qui ci vuole otra e rotra a piaggio. Macho King, Macho King. Ops. Macchina. Va bene. Fammi scaricare. Grazie. Tutto a posto, tutto a posto. Vediamo un po' se adesso il carrellino urta un'altra volta là sotto, sicuramente. Carica frumento. Oppala. Il cassone si è praticamente affossato per un pochettino sotto la copertura. La couverture. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche, café en femme. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau format ouvert à les followers du canal et les abonnés. Stasera, stora e quest'ora in quest'ora. Allora, questa sera a quest'ora in quest'ora non c'è. Aiaia, mi sa che ho sbagliato. Stasera, stora. Stasera, quest'ora. Stasera, quest'ora. E quest'ore. In questura. Non c'è. È bello complicato, c'è sto scioglilingua. Ai ai ai, e beh, come per la serie pavia pavia pavia, giustamente mi arrendo. Stasera a stora e quest'ora in questura, stasera a quest'ora e quest'ora. Ah, ma chiedo alla regia il replay di quello che ho detto prima. Caspita, però è un misto fra la lingua partenopea, ovviamente scritta, fra la lingua partenopea un po' pure la lingua lombarda. Questur. Un po' vagamente, somiglia pure un po' al francese. Questur. Unie. E pure mi pare anche nella lingua umbra, anche così mi pare che dico, non vorrei sbagliare. Poi chiederò conferma al padronissimo di casa qua, super. Lanzapastorten. È un bel scioglilingue, però pavia pavia pavia, quello è uno scioglilingue che bello complicatuccio. Diciamo che forse io, avendo anche un po' un orecchio un po' più attento in generale, le lingue più o meno le capisco, ovviamente il lombardo stretto, queste altre lingue qua è un po' difficile. Qualche parola, bravo, sì, per esempio questur.
Buonasera, Astura. Quest'ora, in quest'ora, ugne. E quell'ugne l'avevo più o meno... Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente, hai parlato proprio bello. L'avevo più o meno intuiten. Uila Pitti, buongiorno carissimo, come stai innanzitutto? E poi buongiorno e approfitta, come sempre qua c'è il lo spadaccino Macho King, che proprio stamattina ha avuto la promozione nel canale qua, e quindi mo dobbiamo stare attenti, perché a finire che se ci prende per un involtino qua, poi ci mette sulla piastra. Esatto, bravo. Altrimenti poi mangia di pinna. Pitti, vedi che se vuoi entrare la partita è multi, in crossplay, quindi se sei su console e vuoi entrare nel server sei benvenuto, eh. Il server si chiama Dub Logistica 1 Twitch. Eppure io. Infatti. Però ho fatto una sistemata a volo, diciamo così. Ho fatto la parte veloce. Diciamo, fiatella, ste cose qua, tutto a posto. Solo che sto ancora un po' comodo, ma diciamo così. E quindi, non sveliamo questo segreto. Ah, va bene, allora. No, worry. Tanto qua, tutte le domeniche inizieremo, continueremo a fare sta cosa qua. Ho preso spunto dal format della zappa e quindi ho pensato di aprire la partita del server agli amici, follower e abbonati al canale. Oggi pomeriggio sto da Fern, io vado a dare una mano in farm, che ultimamente, insomma, gli sto collaborando con lui, però potresti anche fare un saltino da lui, tanto Fern è come me, insomma, apre a tutti. Tanto poi Fanbus ti conosce, quindi sa che comunque sei una persona seria, e quindi no problem, non ci stanno problem, come dicono più o meno da queste parti. Quando vuoi, la domenica mattina, sto format qua, il server è aperto. L'ho fatto cross play proprio perché so che ci sono alcuni amici e amiche del canale che giocano a farming su console, quindi lo faccio proprio per aprire sto gioco a tutti. Sacrifico un po' di mod su PC, però l'importante è che almeno anche i consolari possono anche loro. Brixia ha detto che penso che, se non ricordo male, ha detto che sta aspettando. Grazie, prima io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Esatto, in effetti sta aspettando che il gioco sia più stabile, e quindi poi anche Brixia
sarà dei nostri. Per il momento si sta divertendo sul 19 o 19. E noi qua nel frattempo ci anticipiamo un pic e ci facciamo un po' di situation comedy. Trattoriello Ale. Ma secondo me al 22 tutto è possibile. E può darsi, sì, può essere pure un grandioso farm designer, noi non lo sappiamo. Però è bravo, a parte gli scherzi, veramente uno streamer in gamba. L'altra sera sono stato in compagnia sua con con lui che stava a caccia, eppure mi sono divertito. Sì, posso vedere un attimo soltanto, mi finisco un attimo di rifilare il campo qua e poi ti dico subito. C'è anche Fernbus in questo momento, il Lives. Infatti se riesco mi faccio il ride quando finisco la live qua. Mi ha lasciato il baffetto là. I baffetti non si lasciano. Ecco qua. Capparoggero. Allora, un attimo soltanto, metto a scaricare Az. Qua mi ero scordato di Az, che è un'esclamazione napoletana di stupore, di grande stupore. Twitch quindi si scrive AZZ, è tipica espressione di grande stupore usata nella lingua partenopea. Allora, vediamo se sta in Lives. Allora, c'è Kaiman, c'è Wopparan, c'è Fernbus che mo sta portando Elder Scrolls Skyrim. No, al momento non c'è, non è in live. Al momento non è in live. Trovato? È entrato in live. Ah, ok. Allora, siccome non c'è il frantumaballe di paglia, io vorrei raccoglierlo e vorrei iniziare a liberare un'area della mappa per poterla poi sistemare ed iniziare i lavori. Anzi, vediamo un attimino quanto me lo pagano questo qua, così al limite lo vado a vendere il frumento. Giusto. Sì, Fernbus infatti è passato prima a salutarmi. Allora, vediamo un po'. Allora, frumento. Mulino. Ah, ok, allora devo
Devo scaricarlo comunque qua. Allora facciamo così, l'altro qual è? No, facciamo così. Mulino. Mi andiamo a vendere. Esattamente. Hai Caffè parlato. Pratacca, il caffè che spacca. Hai parlato proprio bello. Poi vedrò anche alla fine quale sound alert è stato più utilizzato. Lo nominerò sound alert dell'anno. Quindi mi raccomando, votate, votate, votate. È una bestia, crampe, keeper, wunda wunda ba, mamma mia quanta pagliacce, wunda wunda ba. Allora, tagliamo di qua, oppala, mi sono girato. I purra per pitti, pitti pitti ali ali, pitti pitti ali ali, pitti pitti pitti, ma pitti l'ho fatto e lassù, sai mi sono scordato, pitti pitti, incorreggibile, pitti pitti, inafferrabile, pitti pitti, ineguagliabile sei, pitti pitti. Ah, hai avuto anche tu il jingle al tuo canale. Clip, clip, per favore generate una clip. Grazie. Così poi estraggo l'audio e la inserisco nei sound alert. L'incorreggibile Pitti. Oppala. Oppa runner. Oh, ma devo andare al mulino qua. Tranquillo, non ti preoccupare, poi estraggo io il file e vedo di fare il sound alert. Il sound alert. Oppa runner, Macho King, Macho King, papara papara pam papara papara pam, perché tu sei Macho King, Macho King ali ali, Macho King ali ali, ole 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 ole, Macho King. E continua la Macho King mania. Macho King Ali, Macho King Ali. Oli, 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 oli. Piti, piti. Oli, 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 oli. Piti, piti. Macho King Ali, Ali. Macho King Ali, Ali. Non fateci caso. Everons, eh. E questi in questo momento servono gli Everons e gli Everest. Ci fanno comodo, specie per quest'anno che c'è stata una moria delle vacche. Punto. Due punti. Ma sì, abbondiamo. Abbondantis abbondantum.
Eccoci qua, allora, arrivato a sto punto, devo mettere il cassone da una parte, devo andare a... Ah, io devo ancora scaricare la Tribbs, se mi sbaglio, mi sa che non l'ho finita di scaricare. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciun e fes, ha capito? Esattamente, hai parlato proprio bello. Carication Tribution. Ma allora, questo poco qua quasi quasi posso anche lasciarlo nel cassone, tanto il grosso è stato temporaneamente portato lì. Mi stavo scordando sti due baffetti qua. E questi sono soldi. Scusatemi se è poco, ma 500.000 lire ci fanno specie. Oppala. Ma allora possiamo un attimo. La lama. Ops. Ops, scusate. Ops. Ma allora questo deve andare più di qua. Indietro così, il centro, cerco un centro di gravità permanente. Oppala. Sei litri. Stai. Ecco qua. Ci mettiamo un attimo a bordo campo qua. Facciamo fare il raccattapalle alla trebbia. Allora, adesso devo, o meglio, dovrei raccogliere la paglia. Quindi mi occorrerebbe un cassone da carico. Io quasi quasi lo prenderei grandicella, perché così poi mi metto anche il serbatoio con l'additivo per fare l'insilato là. Ecco qua. Nel frattempo andiamo a recuperare anche il nuovo acquisto. Ah, però mi sono scordato di acquistare il peso. Quindi mo ci tocca acquistare l'upis. L'upis. Whoop, whoop. È un trattore così mastodontico che hanno messo. La suoneria del Vespino qua. Tagliamo a sinistra. Cinquanta, destra 4. Destra 4. Poi dritto. Sporca destra, sinistra 4. Quindi allarghiamo. 50 metri, sinistra taglia, destra 4. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Ecco qua. Ecco qui. Allora, questa
questa è l'attrezzatura e la mod di Peppe978. Diffidata dalle imitazioni. Voilà. Mo carichiamo questa davanti. Andremo un po' alla cieca, però. L'ho acquistato usato, quindi ha mai sparagnato. Sparagna e guadagni in questo caso. Il risparmio e guadagno. Specie quando si inizia e non si vede la mazzarella. Ecco qua. Specialmente quando si inizia un'avventura con un'azienda, è bene valutare e dare la priorità corretta alle cose da farsi. Shock because, quindi mo prendo un bel cassone da carico bello capiente. Le je sont fait rien de plus. Esattamente. Ha parlato proprio bello. Upla. Così va più veloce. Là. Ah, è mastodonte questa mod. Yen enorme. Con una sola passata si fa tutto. Aratura, imbiancatura e stiratura. Sta lavorando un coppi gambe. Dov'è Macho King? Lui sta lavorando sui campi. I campi di Everest. Everest, perché gli Every li devono avere everyone. Anche perché senza Everest non si cantano miss. Allora, ecco, beh, già è passato, vabbè. Allora, mi sono scordato quello che mi serviva. Cassoni da carico. 60. 240 190 no. Bisogna accontentarsi. 150 220 no. Questo va bene. Serbatoi additivi. BTK. BT. Ecco qua. Abbiamo creato un nuovo brand che si chiama BTT e il nuovo brand by BT. BT underscore 86. Questo programma è presentato da PT86 in collaborazione con MachoKing82 e La Zappa Storta. Offri caffè, parapapam, ali. Prendiamo la scorciatoia.
la prendiamo in stile Formula 1 questa curva. Opa. Stiamo facendo la speedrun. E questa è difficile, sta curva. Oppola. È complicato, è complicato. Ci ho provato. Ah, prima che mi scordo. L'additivo. Devo prendere l'additivo. Fuori traiettoria. BKT. Allora, ora devo prendere l'additivo. Additivo. Che si trova, se non ricordo male, qua. Eccolo qua. Bon silage. Bella ste mod qua che hanno fatto tutto quest'anno. Perdon. Questi aggiornamenti sono molto interessanti, cose che uno nemmeno sa. Azza, solo 10 litri. Perché questo è piccolino il cassone. Poi verremo a prenderlo. Macio pittioli. E per voi che non potete vedere, ma dovete sapere, anche se ho la webcam spinta, ho fatto, mi sembravo il capoltra se la curva in curva che fa il tifo per la squadra. Macio pittioli, ole 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 ole, macio pittioli ole. Ma oggi non sei in gara, vero Macio? Non vai a fare la gara oggi. In F1. In Foxtrot 1, come dicono quelli che parlano l'alfabeto fonetico internazionale. I Corvin, corvettini, dove andate? Paglia. Non è stata una paglia, come paglia. Ah, ok, quindi diciamo che hai sospeso le attività. Beh, giustamente, no live, no party, no lives, no parties, smarties, lives, parties, regisofia, come plus, mesdames et messieurs, e voilà monsieur Macio King che poi appena tornerà ci farà deliziare con le sue corse sulla sua macchina di Formula 1, Formula 1. FM1. Ah, ma
Ogni tanto qua penso, invece di dire tipo i numeri in francese, li dico in inglese come ho fatto adesso. Cosa strana. Infatti ogni tanto mi devo correggere. Devo apportare correzioni. Vediamo se Silos l'accetta la vai, altrimenti mi sa che mi tocca andarla a vendere. E io pago. E io pago. Anzi no, quelli mi pagano. Beh, giusto mo il me pay. Donc, je pourrais essayer d'aller vendre. Aspettami, quasi quasi. Vediamo solo se l'accetta, altrimenti vado a venderla al mercante dei bestiame che sta proprio qua vicino. Sta stush, stush, stush. Eh sì, ma c'ho. Si mischiano le lingue. E capita. Ok. Come non detto. Andiamo a vendere. Poi più là. Quando ci sarà il periodo del frumento e cous, mi faccio la paglietta e me la vado a mettere nel silos multifruit. Così mi faccio la razione mista già bella e pronta. E soprattutto con le proporzioni giuste. Allora, se non ricordo male, mi pare questo dovrebbe accettare la paglia. Vediamo un po' se è così. Stavo dicendo è sparito il trigger. Vediamo un po'. Oh via Everest, venite a me. Però sono sempre soldini, 2000 Everest, fanno comodo, ce l'ho a due passi qua e quindi di conseguenza noi volevamo salvare l'indirizzo, ja, wunderbar. Pista sta passando l'autista di Macho King. Majorin, soldatini d'Artagnan. Majorin, ma dove vai? Majorin, che cosa fai? Majorin, la fantasia. E mo si mette pure la fibra. La fibren. Fibre ottiche by Majorin. La fibra che non si ferma mai. Che sta sempre lì pronta a sgommare, anzi a derapare, a tagliare le curve. Ma non uscirai mai fuori pista. Pista, pista. Oppubak, sto levitando. Oppubak, oppubak. E come disse John Travolta, il caffè te lo offro un'altra volta, ma se ti offrono il caffè Majoring, sei più forte quando sali sul ring. Wow, bella questa. E se hai il sonno che ti attacca, bevi il gran caffè patacca, il caffè che spacca. Wow, mamma mia, ho fatto. Ui, guarda un po'. Ottimo.
E avrei dovuto aggiungere: il caffè Patacca è un'esclusiva di premiata torrefazione Macho King 82. Dal 1780 la migliore torrefazione del monte. E là ci, qua ci vuole un bel applausine. Ma c'è la miseria, Macho, e qua la tua azienda veramente andrà a 3.000 km orari. Ha quasi 3 Mach, anzi poco più di 3 Mach. Alla velocità del suono. Anzi, in questo caso, proprio perché c'è la fibra ottica, andrai alla velocità della luce. Allora, io direi di fare una cosa, ragazzi, se per voi va bene. Visto che io ho iniziato un'oretta prima e poi vorrei fare un ride al mitico Fernbus, vi dispiace se mi completo il lavoro offline, così magari mantengo anche la promessa con Fern. Insomma, che Fern si mette sempre a disposizione per il canale. Che dite, ragazzi? Vi va di fare un saltino? Grazie. E allora, l'appuntamento per giochiamo con i followers, quindi caffè in farm della domenica. L'appuntamento è per domenica prossima. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, la programmazione termina qui. Io vi ringrazio di aver guardato tutta la programmazione in replica. Dove sto andando? Qua devo andare all'allevamento qua. E allora, vi ringrazio ancora una volta per la compagnia. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi mi avete supportato stamattina e supportato il Lives. Quindi l'appuntamento è per domenica prossima per quanto riguarda il format giochiamo con i followers caffè in farm, mentre invece il primo appuntamento della settimana è martedì dalle 15:30 alle 18 più o meno, e con il Turbo Star di Raf Garage. Quindi noi continuiamo la nostra avventura. Adesso mi faccio il mio solito giro multilingue, poi ci salutiamo. Voi però che state guardando questo video in diretta, vi prego di non lasciare la live, il video insomma, e se non seguite il mitico Fanbus 08, vi invito a passare nel suo canale, ovviamente a seguirlo perché vi divertirete. So thank you so much everyone for making me company during this first episode of Let's Play with the Followers Cafe and Farm. Thank you so much if you are watching this video from the beginning of this programmation or rerun here on Twitch. You will find this video on YouTube on Tuesday at 12 p.m. If you are interested to buy this game or other games with the low price up less minus 70%, you will find a few links in the video description here on Twitch and as well on my YouTube channel. Revers Luca ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, Revers Luca, benvenuto nel canale, grazie per esserti unito alla grande famiglia del dub, ti do il benvenuto. And so, thank you so much again. Our rendezvous, our first rendezvous of the week is for Tuesday with the Turbo Star by Ralph Garage.
you so much again. And you will watch this video on YouTube, as I see. You will find all the links in the description. You will find a few links. Thank you so much. Et alors, je vous dire merci beaucoup à vous tous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie. Le rendez-vous avec le format jouant avec les followers Café en Fabre, c'est pour dimanche prochain. Merci beaucoup à vous tous. Encore, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch, merci beaucoup pour avoir regardé toute la programmation du canal. J'espère que je vous ai fait de la très bonne compagnie. Donc le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu à 3 jeux à prix réduit, jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description du vidéo les liens pour acheter le jeu à prix réduit, multiplateforme, et naturellement mes canaux sociaux médias, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Merci beaucoup à vous, merci. Allora, approfitto, scusate si vagano poco veloce, ma volesse fuori dall'amica Fernbus. E quindi io ringrazio uno a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia stamattina. Da questo primo episodio, io chiamo chi follower Caffè in Far. Speriamo che almeno che prossimo, insomma, ci sta pure qualcuno che mi fa compagnia. E quindi vi aspetto in partita. E allora, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. Ringrazio a tutti quanti voi che state guardando questo video in replica anche in coppa Twitch, e ovviamente pure a voi che guardate in coppa YouTube. L'appuntamento quindi è per sabato pomeriggio con Farming 22, però ci sta anche l'appuntamento a mattina, quindi lunedì fino a sabato mattina ci sta il doppio appuntamento con Farming. E allora voglio grazie mille a tutti, thank you so much. Non lasciate il canale, che poi appena fornisce sta diretta gli mando canali Fernbus. Quindi grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tutti, è stato buona, ciao a tutti.